Chi avrà la meglio? Non cambiate canale se siete curiosi di saperlo. Pomeriggio che si preannuncia intenso. Tifosi, grandi protagonisti del pre-partita, si attende solo il calcio d'inizio. Vi danno il benvenuto Pierluigi Pardo e Lelia Dani di nuovo insieme per raccontarvi le emozioni di questo match. Serie A team che si prende la ribalta con questo incontro. Sfida che mette di fronte Torino e Inter. Amici e amiche che ci state seguendo da casa, preparatevi, perché ho la sensazione che ne vedremo delle belle oggi. Puro football. Lautaro Martinez si inserisce bene e recupera. Questi gli 11 mandati in campo dal tecnico Granata per questa sfida. Vanja Milinkovic-Savic va in porta, Gigi per la difesa con Riccardo Rodriguez e Duván Zapata come terminale offensivo accanto ad Antonio Sanabria. C'è spazio per andare. Occhio a Mkhitaryan. Calcio d'angolo per l'Inter. Dumfries si oppone al tiro ma non è finita. Grande parata questa. Il miracolo ancora del portiere. Diamo un'occhiata alle scelte dell'Inter per questa sfida. Sommer tra i pali. Dietro giocano Alessandro Bastoni. Ancora Acerbi. Mkhitaryan insieme a Barella al centro. E due attaccanti dai quali ci si aspettano gol e movimento per i compagni. Hanno la migliore difesa del campionato fino a questo momento, i nerazzurri vorranno confermarsi. Ospiti che possono contare su una solidità difensiva di tutto rispetto, la migliore della competizione. Vedremo se sapranno essere altrettanto efficaci davanti. Presupposti per tornare a casa con un risultato positivo ci sono tutti. Lautaro Martinez. Ottima lettura difensiva. Iric. Valentino Lazzaro. Sanabria. Ha intercettato la traiettoria e può far ripartire la squadra. Barella. Difende bene il pallone dalla pressione avversaria. Prova l'avanzata l'Inter. Hanno rischiato ma sono riusciti a recuperare il pallone. Iric. Palla per Lazzaro. Duván Zapata. Fa su il pallone e interrompe l'azione avversaria. Vlasic. Di nuovo Vlasic. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Thuram. Marcus Thuram. Palla per Lautaro. Lautaro! Rete, è arrivato il primo gol del match. Sono riusciti finalmente a concretizzare il proprio dominio. Questo gol merita di essere rivisto, per far vedere come si calcia la palla. Potenza, precisione, c'è tutto in questo tiro. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Lautaro Martinez. Palla consegnata a Barella. Nuovo pallone per Barella. Lautaro Martinez. Mkhitaryan. Tiro respinto. Stanno per esaurirsi i primi 45, obiettivo di monta tutt'altro che impossibile per la squadra di casa. La situazione è sotto controllo, hanno un solo gol da recuperare. Non devono commettere l'errore di affrettare troppi tempi o rischiano di esporsi alle ripartenze avversarie. Devono continuare a giocare a calcio usando il cervello. È iniziata la ripresa, Inter che deve difendere e magari aumentare il vantaggio. Lautaro Martinez.
prova ad andare, tiro murato. Si è trovata sulla traiettoria, al posto giusto, nel momento giusto. Scurs. Riccardo Rodriguez. Valentino Lazzaro. Sanabria riceve palla, ma è oltre, chiaramente oltre l'ultimo difensore. Così non va bene, Pier, deve darsi una svegliata, altrimenti diventa troppo facile per i difensori avversari. Marcus Thuram. Lautaro Martinez. Contrasto pulito, sventa il tentativo avversario. Dumfries. Palla per Lautaro. Lautaro Martinez. Conclusione potente che è finita però sul fondo. Se si vuole far gol da lì, prima cosa inquadrare la porta. Inter avanti, ma con il rimpianto per le tante occasioni sprecate. Come possiamo vedere dalla grafica, potevano archiviare la pratica con largo anticipo. Eh già, non basta tirare in porta, bisogna essere precisi, ma intanto seguiamo questa opportunità. Si libera bene, occhio perché è solo. Interviene sulla linea, portiere battuto. Scialla. A spazio, prova. Ci mette il corpo sul tiro. C'è la possibilità della bandierina per l'Inter, già un gol di vantaggio sui rivali. Mkhitaryan. Marcus Thuram. Prova a piazzare. Intervento provvidenziale del portiere. Palla in palo laterale. Arriva la sostituzione. Sale Cuadrado. Palla per Lautaro. Sbaglia tutto. Pallone che finisce sul fondo. Palla riconsegnata dall'Inter. La gioca profonda, l'idea non è male. Sicuro qui l'intervento del portiere. Va via il proprio marcatore. Vlasic. Chiamato in causa bene qui il portiere. Arriva il cambio. Hanno una buona occasione su calcio d'angolo per pareggiare e i tifosi spingono, si fanno sentire, avvertono il profumo di gol nell'aria. Il riflesso di Sommer, ma non è finita. Azione che non ha portato a nulla. Cercano di non farlo ragionare, deve stare attento. Barella. Lautaro Martinez, pallone che viene riconquistato. Palla in verticale sull'attaccante. Sanabria, deviazione provvidenziale. Devono sfruttare al meglio questo calcio d'angolo col cronometro che avanza, non hanno più molte chance. Il cambio forze fresche per i Granata. Occhio al tiro della bandierina, nulla di fatto qui. Linetti, buona conclusione che però finisce di poco fuori. Questo è l'atteggiamento giusto quando si cerca il pareggio, devono spingere per trovare una crepa nella difesa avversaria. Di Marco. Manca poco al traguardo, un gol di vantaggio non è ovviamente un margine troppo rassicurante. Fallo, calcio di punizione, zolla pericolosa. Tiro murato, palla ancora buona. E c'è il pallone in rete. Vantaggio adesso più rassicurante. Ha segnato l'Inter.
match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Duván Zapata capisce tutto e ferma l'azione. Ci saranno 3 minuti di recupero. Di Marco, palla per Mkhitaryan, sale Cuadrado, occasione per Sanchez ed è rete, è il gol che mette la parola fine al match, almeno così crediamo. Quasi impossibile la rimonta a questo punto. Replay che mostra tutto il suo opportunismo in occasione del gol, al posto giusto, al momento giusto, una rete da rapace d'area. Finisce il match, c'era da dimenticare per la formazione di casa, sconfitta di fronte al proprio pubblico.